Benvenute e benvenuti al terzo appuntamento di Loving Books, il primo ciclo di incontri ideati a cura di Nicola Vassallo e realizzati in memoria di Rossella Panarese, ospitati dalla Biblioteca Universitaria di Genova del Ministero della Cultura. Il libro intorno a cui si sviluppa il dialogo di questo incontro è questo volume che si chiama Sparta e Atene, autoritarismo e democrazia, e ne parliamo con l'autrice Eva Cantarella, storica, giurista, sociologa, che ha insegnato nei maggiori atenei italiani ed esteri. Ha pubblicato saggi sul diritto e sugli aspetti sociali del mondo greco e romano, tradotti in diverse lingue. Tra i suoi libri voglio ricordare Secondo Natura, la bisessualità nel mondo antico, del 1987, Come uccidere il padre, genitori e figli da Roma oggi, del 2017, Gli amori degli altri, tra cielo e terra, da Zeus a Cesare, del 2018, e ancora Gli inganni di Pandora, l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, del 2019. Nel 2003 ha vinto il premio Bagutta con Itaca, eroi, donne, potere, tra vendetta e diritto. A intavolare il colloquio con la professoressa Eva Cantarella sarà Nicola Vassallo, filosofa, saggista, professore ordinario di filosofia teoretica, docente di dottorato di ricerca, ricercatore associato ISEM-CNR, studiosa nel campo dei gender studies, che tra le sue pubblicazioni ha anche la raccolta di poesie Metafisiche insofferenti per donzelle insolenti del 2017 e il saggio Non annegare, meditazioni sulla conoscenza e sull'ignoranza del 2019. Di prossima pubblicazione Pandemia amorosa dolorosa, Pandemia amorosa dolorosa, che avremo il piacere di presentare in uno dei prossimi eventi di Loving Books, e Fatti non foste a vivere come bruti. Io do il benvenuto alle nostre relatrici, a cui lascio molto volentieri la parola. Una presentazione informale e formale. Come ti conosco? Ti conosco in modo indiretto. Poi leggo nel 1981 Ambiguo Malanno, Editori Riuniti, e poi successivamente Secondo Natura, la bisessualità nel mondo antico, sempre Editori Riuniti, una casa editrice che è fantastica ai nostri tempi. Ero giovane, ho conosciuto tuo papà, Cantarella, davvero era una bambina. Anche questa tua famiglia, da una parte siciliana, dall'altra parte salernitana, tua nonna che decide, una nonna abbastanza ribelle, che pensa che Salerno non vada bene, decide di spostarsi in costiera amalfitana, che non era la costiera di oggi, e poi tu a Milano. E vivi in una famiglia molto colta, con una biblioteca interna ed esterna, la biblioteca di tuo papà, e poi c'era anche tua mamma, e poi ha una sorella. Biblioteca che è questa, quella che vedete alle mie spalle, è quella di mio papà, una parte. Allora, Nicola, sì, una famiglia italiana, italiana, diciamo meridionale, una famiglia di una origine meridionale, perché poi papà è nato in Sicilia perché il nonno insegnava, era preside di un liceo in un piccolo paese della Sicilia chiamato Mistretta, ma lui era salernitano, il papà era salernitano, la mamma molto indipendente, molto intelligente, molto indipendente, che ha sempre detto: io l'unica cosa che non perdono ai miei genitori è quella di non avermi fatto studiare, di avermi fatto studiare solo pianoforte e ricamo, quindi per dire il tipo allora era una... e io a Milano, perché mio padre viene chiamato a insegnare all'Università di Milano e quindi la famiglia si trasferisce. E io vengo qui e vado a scuola qui, naturalmente. E quindi mi formo in questa città. Beh, ci sono stati di mezzo, non dimentichiamolo, gli anni della guerra dei quali io ho pochissimi ricordi, ma un ricordo tremendo ce l'ho e come. Ed è il ricordo del bombardamento, quello degli alleati, il bombardamento americano, anglo-americano su Milano. Noi eravamo a Milano, ero piccolissima,
42 o 43? 43 deve essere stato, o 42 o 43. Io ricordo che ci portavano la notte in una cantina che, pensandoci adesso, voleva dire fare la morte del topo se per caso cadeva la casa. E siamo risaliti una volta dopo un bombardamento e c'era tutto, tutto attorno bruciava tutto, la città bruciava tutto. E poi non ho più ricordi perché ci siamo trasferiti in campagna, dove sono evidentemente vissuta felicemente finché non sono tornata a Milano, ho ricominciato a studiare e mi sono laureata in legge. Mi sono laureata in legge perché, per due ragioni. Una era, beh, intanto che il mio papà insegnava lì e io non volevo andare, allora non si pensava neppure lontanamente di andare, che una figlia andasse in un'altra città e non volevo essere la figlia del professore, quindi non volevo andare. E poi mi dava molto fastidio l'idea che loro era normale, che non era dei miei genitori, per carità, eh. I genitori erano molto avanzati da questo punto di vista. Hanno sempre detto a me e a mia sorella, voi dovete lavorare, dovete imparare a un lavoro, dovete sempre. Ma allora c'era l'idea che una donna, se lavorava, lo faceva, bisogna, doveva essere un lavoro compatibile col ruolo domestico. E siccome io sentivo dire che bisognava fare lettere per quello, perché era quello che avrebbe consentito le due cose, ho deciso, a parte il fatto che il papà che insegnava lì, ho deciso mai le lettere, mi sono iscritta a legge che mi consentiva di fare una professione, tante cose, perché legge ti apre tante strade, ma mi consentiva anche, mi apriva una professione che allora era solo maschile. Devo dire che a me l'idea di fare una professione maschile non dispiaceva, l'idea di competere con gli uomini, devo ammettere che mi è sempre piaciuto fin da allora, di entrare in un settore che era considerato maschile. Allora non si poteva fare i magistrati, eh? Io mi sono laureata nel 70 e l'ammissione alla magistratura è stata solo nel 71, pensate, quindi. E beh, lì mi sono messa a studiare, però siccome pur sempre i greci mi piacevano perché in casa sentivo continuamente parlare, voglio dire, mio padre frequentava i suoi colleghi, sentivo non solamente i grecisti, ma insomma i greci erano familiari, anche perché da quando ero piccola mio padre mi raccontava l'Odissea per farmi addormentare, quindi mi sembravano degli amici simpatici così. E l'amore per l'antichità da un lato e l'idea, e allora ho cominciato a appassionarmi in modo particolare alla storia del diritto, in particolare alla storia del diritto romano, alla quale poi ho aggiunto la storia del diritto greco perché nel 70, anno 73-74, sono andato un anno a Berkeley a studiare. E lì c'era un unico professore, un tedesco che aveva lasciato la Germania, David Daube, era andato a Berkeley e lì insegnava il diritto greco. E c'era una biblioteca di diritto greco. Io ho cominciato a studiare anche quello e così poi l'ho portato a Milano perché poi dopo l'ho insegnato a Milano per molti anni. Questa è la storia della bambina Eva. Essere professore universitario, come sai, ancora adesso siamo in Italia, siamo ordinari, siamo ancora pochissimi. Tra l'altro, ho sempre considerato abbastanza piuttosto scandaloso che tu non sia, che non ti abbiano acclamato per diventare professore onorario. No, questa è una cosa che hanno pensato i miei colleghi, non so, non mi interessa particolarmente. Veniamo al libro, un libro Sparta Atene, autoritarismo e democrazia Sparta Atene. Distruggi i miti, distruggi la contrapposizione, un fasso storico tra Atene e Sparta. Perché hai scritto questo libro? Parlaci di luoghi comuni, degli stereotipi, di questa storia scritta davvero male. Del tuo lavoro è molto interessante e poi ti lascio la parola, di Aristofane, Pericle, Aristotele. Non vada niente. Esatto, sì. Allora, il libro. Beh, il libro è nato, è buffo, ma è nato quasi un po' per caso, nel senso che è Einaudi, questo è Einaudi stile libero. E mi ha detto se avevo voglia di fare un libro per una collana, che però era fatta così, ci dovevano essere delle contrapposizioni. Il primo era Est-Ovest, l'ha fatto Rampini. E allora io ho detto, sì, ma io cosa posso fare? Io posso fare solo cose che riguardano il mondo greco. E
dice, vabbè, non mi viene in mente qualcosa. A me è venuto in mente, come è stato un rigurgito liceale. Mi è venuto in mente quando a scuola, anche se studi male la storia, una cosa la sai, Sparta e Atene, che non litigavano, che non andavano mai d'accordo, che litigavano sempre. Tanto che io mi ricordo ancora che a scuola eravamo divisi, si chiedevano l'uno, ma tu stai con Sparta o stai con Atene? Come se fossero due squadre di calcio. Mi è venuto in mente Sparta e Atene. E ho detto, ma Sparta e Atene? Perché ho pensato, ma forse è un argomento da ristudiare adesso, è tanti anni che non ci penso. E così è andato. Quando ho cominciato a ristudiarlo, ho detto, meno male che ho scelto questo argomento. Perché? Beh, perché nel corso degli anni la storiografia in materia è cresciuta molto, è cambiata molto, no? E si è cominciato a mettere un po' in discussione questa contrapposizione così totale, no? Come se fosse bianco e nero, sono esattamente uno all'opposto dell'altro. E allora io ho cercato questo filone che è appunto soprattutto a lei, ma anche in Italia, cioè, da un po' di tempo è entrato nella testa della gente. Ho cercato di mettere in evidenza, da un lato, vedere quali erano le similitudini e quali erano le differenze. E la prima cosa da fare era cercare di capire se l'immagine che noi tradizionale che noi abbiamo di Sparta e di Atene era veramente reale. Invece non è un'immagine reale, quella è la rappresentazione che delle due città hanno dato degli autori che, a seconda dei casi, erano partigiani dell'una o dell'altra, perché loro, Sparta e Atene, erano veramente due grandi superpotenze. Tra le polis greche erano le due più potenti, no? E quindi erano nemiche. Allora, quelli che le informazioni storiche che abbiamo su di loro, lasciamo stare Erodoto e Tucidide, che essendo storici sono obiettivi, ci danno delle informazioni, no? Ma quelli che ci raccontano però, al di là dei fatti, perché gli storici poi ci danno fondamentalmente i fatti, le battaglie, che ci raccontano i costumi, il modo di vivere, tante altre cose, sono degli autori che sono appunto partigiani. Allora, per quello che riguarda Atene, chi è l'autore che ci dà le informazioni? Un autore che ci dà molte informazioni è Aristotele, che detestava assolutamente gli spartani, in particolare le donne, ma non solo le donne, proprio il sistema spartano. Purtroppo non abbiamo la sua Costituzione degli Spartani, che è andata perduta, ma nella Politica e in altre opere lui ci descrive una Sparta negativa, diciamo, o con aspetti molto. Di Sparta invece ci parla Senofonte o lo pseudo Senofonte, che ci ha lasciato una Costituzione degli Spartani. E questo Senofonte non era spartano, ma era andato a vivere ad Atene. Era vissuto ad Atene, scusa, a Sparta, era vissuto a Sparta, praticamente passato gran parte della vita a Sparta, e si considerava spartano e adorava la città di Sparta e il sistema di Sparta. E quindi ci fa una descrizione assolutamente, no, bellissima della descrizione, era il sistema che a lui piaceva. Plutarco, che secoli dopo parla, riprende l'argomento, si rifà a lui. Quindi abbiamo proprio veramente le due immagini, no, quelle che noi abbiamo, come dicevo, non sono le due storie, ma sono le rappresentazioni delle due città. E rappresentazioni delle sue città ce ne fanno sembrare, e su queste rappresentazioni è nata l'idea che siano due sistemi politici talmente diversi e incompatibili fra loro, che era quasi destino che a un certo punto si scontrassero nella famosa guerra del Peloponneso, quei 30 anni di guerra che hanno poi rappresentato di fatto la fine della Grande Grecia, perché dopo 30 anni di guerra Sparta sconfigge Atene, ma Sparta poi non è in grado di tenere, appunto, come dire, di reggere, no? Tutto quello che ha ereditato, e praticamente la Grande Grecia finisce. E allora l'idea era che questa guerra era inevitabile. Questa, tra l'altro, una cosa molto interessante è questa, che questa idea è stata, questa rappresentazione sono state riprese recentemente, ma anche fino all'ultimo, pochi giorni fa, adesso ci arrivo, dai politici, per esempio negli Stati Uniti d'America, durante la Guerra Fredda, no? Quando naturalmente la contrapposizione dei due blocchi. Beh, la contrapposizione, gli americani si identificavano
con Atene e naturalmente l'URSS era Sparta, vedendo Atene come il paese che dicevano loro non è imperialista. I neoconservatori difendevano la loro politica espansionistica, ma loro dicevano noi non siamo imperialisti come Atene, perché cioè, gli americani hanno questa idea del famoso eccezionalismo, noi siamo Ti posso diversi. interrompere perché mi stai conducendo. Adriano, Sì. l'imperatore Adriano, Sì. era insomma espansionismo non da poco, Sì. anche comunque diciamo figlio della filosofia. Sì. Ma perché mi dici questo adesso mentre parlavo di quell'altra cosa che è? Perché credo che ci sia una riflessione da fare sulla Grecia, sulla Iusena. Adriano è figlio di chi? Di quale città e di quale filosofia? E tornando a te, è un russo o un americano, Adriano? Poi se poi ci dici anche cosa pensi di Achille, no? È un americano, no, ma beh, è un americano perché? Perché bravo, hai fatto adesso ho capito. Non mi domandavo perché, adesso ho capito. Perché? Perché noi ateniesi e noi americani, quindi, eh beh, noi non è che vogliamo imporre ad altri le cose, semplicemente noi per la nostra storia, per quello che siamo, per quello va, per i nostri valori. Abbiamo delle cose in più che è giusto che esportiamo agli altri, quindi è un atto quasi di generosità, non è una cosa di imperialismo. Io dico no, ecco. E dall'altra parte l'URSS. Ma quello lo volevo dire per dire che questa contrapposizione l'ha rifatta anche Xi Jinping pochi giorni fa, e a proposito dell'America e della Russia, ha parlato addirittura della trappola di Tucidide. Non so se l'hai sentito. L'ho Cos'è? già sentita, certo, sì. Me la lasci dire perché è troppo divertente questa storia. La trappola di Tucidide è un'espressione inventata da uno studioso americano 30 anni fa più o meno, il quale ha detto: attenzione, parlando sempre della guerra del Peloponneso, durante la guerra fredda, studiava, no? Valutava come dobbiamo comportarci qui, e diceva: attenzione. La trappola di Tucidide consiste quando ci sono due potenze, due superpotenze, come erano Sparta Atene oppure USA e URSS, più o meno po ugualmente potenti, e una di queste fa una mossa. La trappola di Tucidide consiste nel fatto che quella mossa scatena la guerra calda, dalla guerra fredda si passa alla guerra calda. Quindi ancora oggi c'è, cioè, ma torno a Sparta Atene perché ho divagato, hai ragione tu, hai fatto No, bene. assolutamente, per cui una No, domanda. allora lo dicevo. Quindi diverse, diverse e uguali. Diverse in che cosa? Prendiamo le diversità, perché forse le uguaglianze sul campo politico sono abbastanza ovvie. Sono delle polis, tutte hanno la stessa struttura che oggi diremmo costituzionale, no? Più o meno, con qualche differenza. Le assemblee erano più aperte ad Atene che a Sparta, però la struttura era la stessa. Avevano gli dèi in comune, avevano la lingua in comune, avevano l'idea di un panellenismo utopico più che altro comune, l'appartenenza a una stirpe comune, no? Ecco. Le differenze. Le differenze ci sono, ma ci sono a volte delle differenze che ti aspetti e delle differenze che non ti aspetti. Una delle differenze sulle quali mi sono fermata molto è quella sulla condizione femminile e l'etica sessuale, perché lì veramente si vedono delle cose che normalmente non si, sulle quali non si riflette. Allora, opinione tradizionale, le spartane sono tutte prostitute, questo esplicitamente Aristotele, no? Il quale dice, beh, ma come, per forza, no? Andavano in giro mezze nude, perché? Perché le donne spartane, a differenza delle ateniesi, erano libere. Non dico com'era la condizione della donna ateniese, perché si sa, ormai abbiamo finalmente capito com'era, no, non avevano diritti, più o meno non erano chiuse nel gineceo, ma non uscivano, gli uomini decidevano tutto per loro, il marito poteva avere amanti, concubine, un giovane ragazzo amato e loro tutta la vita un uomo solo, e se venivano punite, se qualunque, qualunque, e via dicendo. Nessuna, e soprattutto nessuna istruzione, mai, e nessun diritto, e non ereditavano dal padre, quindi non un patrimonio. Queste sono le donne greche.
Le donne ateniesi, dico greche, brutta abitudine, ogni tanto mi scappa sempre di dire greche quando vorrei dire ateniesi, perché di solito parliamo. Sparta invece, Sparta è un'altra cosa, le donne spartane sono libere, perché l'etica, la società spartana aveva la differenza fondamentale con Atene, stava nel fatto che in pratica il privato, non dico che era abolito, ma era ridotto molto poco, mentre in Grecia c'era, ad Atene c'era un gioco fra la polis lo Stato, quindi, e l'oikos, la famiglia, quindi c'era una differenza fra pubblico e privato, no? Una separazione, anche se c'erano poi le interrelazioni. Invece, a Sparta il privato era quasi abolito. In che modo? Semplicemente i ragazzi, quando avevano 6 anni, venivano portati via da casa e da quel momento vivevano in comunità per tutta la vita, fino ai 60 anni. Quindi le donne spartane di fatto erano madri, si fa per dire, perché. Gli spartani, normalmente quando si parla di Atene, si dice Atene è la grande città democratica, certo, libera, ma avevano gli schiavi, no? Ce lo dimentichiamo sempre. Perché di Sparta si dice c'erano pochissimi cittadini che avevano tutti i diritti, che si chiamavano spartiati, e a lavorare per loro, a consentir loro di fare quella vita, c'erano gli iloti. Beh, gli iloti non erano schiavi nel senso tecnico, ma sono l'esatto corrispondente degli schiavi ateniesi. Quindi, ecco, anche quando parliamo della perfetta democrazia ateniese, faccio un minuto, sì, perfetta perché c'erano gli schiavi, se no tutto il sistema sarebbe crollato, non sarebbe neanche nato. Va bene. Allora, le donne, non i figli, se erano piccoli, li allattavano le donne degli iloti, perché le iloti servivano in casa, facevano tutto. A 6 anni andavano via, le donne erano libere, no? E a loro era consentito non solo di fare movimenti, ginnastica, ma di partecipare alla vita sociale. E c'è un'altra cosa interessantissima. Erano, a differenza delle donne ateniesi, per le quali la maternità non contava assolutamente, cioè non andava a vantaggio, non era un credito sociale per le donne aver avuto dei figli, tanto non se ne occupavano loro, se ne occupavano i padri, gli amanti, eccetera. Invece per le donne sociale era un grande orgoglio, avere figli era un grande orgoglio sociale. Tanto è vero, ci sono, no, tutte, e questa è una differenza. Però, se posso dire il però, perché il però va detto, quindi tutti dicono le donne spartane sono libere, poi gli ateniesi dice sono prostitute, ma quello è un altro conto, no? Ma erano libere di fé, potevano muovere. Però la cosa che mi ha colpito molto è questa. Non so se sapete che, mentre gli ateniesi, questo sanno tutti, gli ateniesi, c'è dei bellissimi cimiteri ad Atene, antica, voglio dire, no? Perché ci tenevano molto al culto dei. Invece a Sparta i morti, se morivano all'estero in guerra, li lasciavano lì, no? Non c'era. E non si usavano iscrivere i nomi dei morti. Le uniche persone che potevano avere il nome scritto sulla tomba erano le madri dei figli morti in guerra. Ma non, attenzione, quindi grande onore delle madri, le madri negli apostegmata, che sono questi famosi esempi, no? La madre che dà lo scudo al figlio e dice o con questo sotto, o sopra di questo, no? Perché o vinci in battaglia o muori, perché è meglio che tu muoia piuttosto che perdere la battaglia. Però queste madri qui erano celebrate solo se avevano avuto un figlio maschio morto in guerra. Se per caso o non era morto in guerra perché si era solo, o era una femmina, non contavano. Quindi, cioè anche qui ci sarebbe da aprire tutto un discorso. Però loro apparentemente erano fiere e contente di questo. Qui ci vorrebbe uno psicanalista per chiedersi fino a che punto il condizionamento sociale è, e loro forse ci credevano, ma amavano i figli maschi. Potremmo chiedere a tua sorella, un giorno Stiamo parleremo. chiedendo a mia sorella. Allora, una donna speciale. Pagina 60 del tuo magnifico libro, partirei da pagina 1 e andrei sino alla fine, e in ogni pagina avrei qualcosa con cui
su cui discutere con te. Una donna speciale cinisca, alle donne non era concesso, cito, alle donne, paragrafo 3.1, alle donne non era concesso partecipare alle gare olimpiche. Eppure nel 396 a.C. una donna non solo vi partecipò, ma ottenne una vittoria. Che donna era? Cinisca, beh, intanto era la figlia di un re. Beh, intanto era spartana, facciamo col dire che era spartana, ma non solo era spartana, era figlia di un re, beh, quindi, e amava moltissimo i cavalli, però è una donna astutissima, perché non voglio stare a raccontare la sua storia, cioè, ma la cosa bella è che lei riesce a vincere eludendo una regola, perché è anche intelligente, e la regola era che le gare a cavallo, quando chi veniva premiato non era chi conduceva, non chi conduceva i cavalli, ma il proprietario dei cavalli, no? E allora, siccome lei li aveva comprati, erano suoi, riceve il premio, può partecipare, ma non direttamente, non è lei sul cavallo, però il cavallo è suo, quindi aggira questo ostacolo. Quindi Cinisca è interessante, mi è sempre divertito, perché deve essere furbissima questa donna, brava, intelligente, beh, fortunata anche, molto fortunata. Poi, però scusa, c'è un'altra cosa a proposito delle donne spartane che non si dice mai, a proposito delle differenze, perché ti parlavo anche dell'etica sessuale. Beh, Sparta è l'unico paese, l'unica città greca, per quello che ne sappiamo, comunque certamente da questo punto di vista era diversa da Atene, perché ammetteva quella che oggi viene chiamata omosessualità femminile. Perché mentre ad Atene una donna che avesse avuto una relazione con un'altra donna, ricordiamo semplicemente quello che dice Platone, no? È indicibile, no? Ecco, non esiste, non se ne parla neanche. E a Sparta c'è una cosa molto interessante. Una cosa interessante che dice Plutarco, dice che le donne, lo riprende chiaramente da Senofonte, a Sparta le donne migliori amavano le ragazze. E se più di loro si erano innamorate della stessa, non erano gelose, ma assieme contribuivano a farla diventare migliore. Cosa vuol dire? È il calco perfetto della pederastia ateniese. No? Pederastia ateniese, tutti lo sanno, è questo rapporto che ad Atene, ateniese perché la conosciamo bene grazie alle fonti, i ragazzi tra i 13 e i 19 anni potevano avere, di regola, avevano un amante adulto che aveva una funzione pedagogica, lo dice Platone esplicitamente, che la funzione è anche pedagogica, non solo pedagogica, aveva una relazione sessuale pedagogica, fondamentale, che però, attenzione, doveva interrompersi quando il ragazzo arrivava a 20 anni, perché qui se no si è costruito sulla storia della libertà sessuale dei greci, che non lo è affatto. Poi torniamo poi a Adriano, quando Adriano poi, se ti ricordi, cioè, ti ricordi quando al suo amante, al suo fidanzato, inizia a crescere la barba, il fidanzato si uccide perché è un amore. E Adriano, spegne la sua vita dedicando tutto a... Certo. Però, perché poi alcuni erano grandi amori e duravano tutta la vita, in teoria sì, non sì. Dovevano poi di proprio... Certo. No, torniamo a quello che dicevi, perché ho rivisto diverse volte, ma oggi, per istruirmi un po' di nuovo, ho rivisto, l'anno scorso mi sembra, hai registrato per quel festival meraviglioso di storia di La Terza, hai parlato di Saffo a lungo, viva Saffo! Sì. E parlavi, tornando poi anche al libro e a quello che dicevi di Sparta, invece Saffo è vissuta a Mitilene, a Eressos, un luogo magnifico. Ci racconti un po' di Saffo, di questa poeta, e precisi qualcosa di interessante anche oggi, poeta e non poetessa, è importante. È bello questo, sai che poeta e non poetessa,
Perché finisce in A. Esatto. Perché finisce in A. Ma no, guarda, questa, posso dire, Nicola, una cosa? Io su questa storia della necessità del declinare al femminile il nome, però non sono così. Perché, allora, per esempio, una donna autista, cos'è un'autistessa? Non lo so, ogni tanto vengono. No, sono d'accordo con te, No, insomma. no, sto Adesso scherzando, sto è scherzando. successo questo caso proprioso a, non so, io non guardo Sanremo, però insomma, direttore d'orchestra, sì, direttore d'orchestra, professore, professore, professoressa, sempre quel, sai, sembriamo, che ne Ah, perché so. professoressa è un po' ancora sì, eh? Sai, è dura vincere queste cose. Sì. È dura vincere per lei, è Sì. potente. Però ci sono ancora tante cose. È vero, poetessa, professoressa sembra sempre un pochino una cosa, però ci sono cose. Torniamo a Atene, torniamo a Socrate e torniamo a Santippe. Io, quando a marzo siamo entrati in lockdown, sono sopravvissuta grazie a Rai Play, dove tu ci sei. Consiglio a tutti di guardarti su Rai Play, dove insegni, no? Ma su Rai Play ho guardato molto Franca Valeri. Per Ah. cui Santippe, la morte di Socrate, cosa ci dici di Socrate, di Bene. Santippe, delle donne? Bisogna, sì, di Santippo e delle donne, poi torniamo anche un momento anche a Saffo. Beh, di Santippo, Assolutamente sì. mi dispiace, pensa che io sono tecnologicamente così disabile che non riesco a vedere Rai Play, però bisogna che veda Franca. Ma Franca Valeri l'ho vista in teatro fare questa cosa meravigliosa al piccolo. Allora, beh, Socrate era l'unico uomo greco, che sappiamo, ateniese, vedi che brutto, ci dice sempre greco e non ateniese, lo devo imparare, ma ti scappa. No? Che non diceva che le donne erano naturalmente inferiori, infatti diceva, una volta aveva visto una ballerina che faceva non so che cosa, diceva, ma come fate a dire che una donna che fa questo evidentemente non è vero che è naturalmente inferiore? E poi diceva, ma perché voi dite le donne? È colpa nostra, se, perché noi non le educhiamo. Perché se noi, questa è una frase che mi ha sempre colpito, dice, perché se noi le educassimo non sarebbero le persone con le quali abbiamo minor dialogo, che è una dichiarazione tremenda, non parlavano proprio con queste donne, non esistevano le donne. Quindi leggiamo queste cose e diciamo Socrate è diverso. E Socrate era diverso, per carità, adesso non lo è, però anche lui, neanche Socrate è perfetto. E a me ha sempre fatto impressione la scena, beh, la scena della morte, in Platone, il racconto della sua morte, quando arriva questa povera donna, questa povera Santippe, che tra l'altro, ecco, era una moglie o era una concubina, non si sa, aveva comunque dei figli. Una guerra continua. L'altro giorno parlavo con una amica molto cara, che dal fatto che oggi avremmo conversato assieme, dialogato assieme, mi ha chiesto come ti considero. Cioè, gentilezza, per me chi è Eva Cantarella? Gentilezza, conoscenza, passione, amore e bellezza. Ti riconosci? No, l'unica cosa in cui mi riconosco è perché mi sembra di essere una persona gentile, sì, educata e gentile, certo, ci mancherebbe. Conoscenza, passione, amore e bellezza, dai. Conoscenza, sì, studio, Allora, passione anche, scusate. passione per... beh, studio tanto, sì, ho sempre studiato tanto. No, non sempre, ho cominciato a studiare seriamente, veramente seriamente all'università. Prima studiavo tanto quello che mi serviva per essere promossa. Quando ho cominciato ad appassionarmi, allora, da allora ho studiato veramente tanto, sì. Ok. Ci rivediamo presto, Eva, grazie di cuore Grazie. e un grande bacio. Grazie a te, Nicola, grazie di tutto, un bacio anche a te. Grazie, ciao, ciao, a presto. Ciao.